Buongiorno, oggi è lunedì ed è il 3 settembre del 2018. Studiando un pochettino in Luca, al capitolo 9, ho potuto vedere qualcosa che credo possa essere di incoraggiamento e forse di ispirazione, probabilmente di ispirazione per qualcuno. Il passaggio è quello del miracolo della moltiplicazione dei pani. Ho fatto un video qualche giorno fa. Ma stamattina notavo qualcosa sulla quale sto studiando in maniera particolare. È scritto qui in Luca 9, al versetto 12, che il giorno cominciava a declinare, i 12 accostatisi gli dissero: congeda la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne d'intorno a trovare alloggio e nutrimento, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli disse loro: date voi ad essi da mangiare. Ed essi risposero: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che andiamo noi stessi a comprare dei viveri per tutta questa gente. Erano infatti circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Ma Gesù disse ai suoi discepoli: fateli accomodare a gruppi da 50. Ed essi fecero così e fecero accomodare tutti. Allora egli prese i 5 pani e 2 pesci, alzati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. E tutti mangiarono, furono saziati, dei pezzi avanzati ne raccolsero 12 ceste. Allora, senza ombra di dubbio, come sempre diciamo, Dio è l'Iddio dell'abbondanza, non è semplicemente qualcuno che provvede così al bisogno, ma è qualcuno che va, lui è qualcuno che va, colui che va oltre quelli che sono semplicemente i nostri bisogni. Lui non ama semplicemente incontrare o provvedere ai nostri bisogni. Il suo desiderio, la sua volontà è sicuramente l'abbondanza. Quei 5 pani e 2 pesci che erano la cena per i 12 discepoli diventarono 12 ceste, quindi una per ognuno di essi. Ma una cosa che noto qua è scritto al versetto 14 che Gesù dà un ordine particolare, dà una disposizione, dice: fateli accomodare a gruppi di 50, come per dire abbiamo bisogno c'è bisogno che quando succederà il miracolo sia tutto pronto e tutto organizzato per poter usufruire, per poter godere del miracolo nel migliore dei modi. E vorrei un attimo parlarvi dell'organizzazione. A volte ciò che ci separa da un miracolo, ciò che ci separa dal ricevere qualcosa di grande per la nostra vita, qualcosa per la quale magari stiamo pregando, che stiamo chiedendo, che stiamo aspettando da tempo, l'unica cosa che ci separa da questo miracolo è l'organizzazione. E la domanda che mi ponevo stamattina era proprio questo: siamo pronti, siamo organizzati per quando succederà quello che deve succedere? A volte, in maniera così molto banale, chiediamo a Dio tanti soldi: Signore, fammi avere 1 milione di euro, fammi vincere, dammi una grande vincita, dammi tanti soldi. E il problema a volte è che non riusciamo a gestire quei pochi che abbiamo. A volte desideriamo una macchina e non riusciamo a gestire già quella che abbiamo, già è così rotta, sporca e mal funzionante. A volte giovani o ragazzi che chiedono a Dio: voglio sposarmi, voglio sposarmi, e non riescono a gestire magari il fidanzamento che stanno vivendo in quel momento. E così è una domanda che mi stavo facendo. A volte siamo veramente disordinati, disorganizzati e pensiamo un attimo se Dio dovesse rispondere oggi, in questo istante, con il miracolo che stiamo chiedendo. A volte mi rendo conto che non siamo organizzati per ricevere un miracolo di guarigione, per ricevere un miracolo economico, per ricevere una crescita, uno sviluppo per il quale stiamo pregando. Sto riflettendo in maniera particolare in quest'ultimo periodo a queste parole che mi hanno così portato tanto incoraggiamento e tanta ispirazione e nello stesso tempo tanta frustrazione. In Genesi 2, al versetto 5, dove è scritto: non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra. E
non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Non c'era ancora alcun arbusto, nessuna erba, perché Dio ancora non aveva fatto piovere. Cosa fa la pioggia? La pioggia fa esplodere la vita, porta sviluppo, porta abbondanza. E Dio ancora non aveva fatto piovere sulla terra perché non c'era ancora l'uomo che coltivasse il suolo. Come per dire, Dio stava bloccando letteralmente lo sviluppo, stava bloccando la crescita, stava bloccando l'esplosione della vita, perché non c'era ancora qualcuno che potesse gestire tutto questo. E a volte penso che una cattiva gestione, una cattiva organizzazione, una cattiva amministrazione impedisce letteralmente la crescita, impedisce lo sviluppo. A volte, come ho sentito dire da qualcuno, da un famosissimo predicatore, Dio protegge le cose da noi proprio perché non siamo in grado di gestirle, non siamo in grado di amministrarle nella giusta maniera. Dio blocca la pioggia perché non ha qualcuno al quale fare amministrare quello che sta per crescere, quello che sta per espandersi. Ed è qualcosa che mi sta toccando in maniera particolare, sulla quale sto ragionando tanto in quest'ultimo periodo. Gesù organizza il miracolo. Vi ricordate di Lazzaro? Quando Gesù stava per risuscitare Lazzaro, chiese una cosa, non solo la fede. Lui disse alla sorella di Lazzaro: non ti ho detto che se tu credi tu vedrai la gloria di Dio? Ma subito dopo diede un ordine molto importante, disse: rimuovete la pietra. C'è qualcosa che Dio deve fare nella nostra vita, ma c'è qualcosa che Lui si aspetta che noi facciamo. A volte vogliamo che Dio faccia le cose che invece Lui si aspetta che noi facciamo. Rimuovete la pietra. E subito dopo che la pietra fu rimossa, Gesù comandò a Lazzaro di uscire fuori. Se Lazzaro fosse risuscitato, sarebbe rimasto dentro la tomba e sarebbe morto una seconda volta. Ma la pietra doveva essere rimossa. Ora, Dio può rimuovere la pietra? Assolutamente sì. Ma perché Lui deve fare qualcosa che invece noi dobbiamo fare? Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci era qualcosa che Lui poteva fare anche senza organizzazione? Assolutamente sì. Ma che macello sarebbe successo? Quale disordine? Allora io, quello che vorrei comunicare, sullo quale sto riflettendo, mentre parlo a voi, parlo a me stesso naturalmente, prima di tutto parlo a me stesso. Dio forse sta aspettando che prima di fare qualche cosa di grande, magari noi organizziamo il tutto e ci prepariamo per il miracolo che Lui sta per manifestare, che forse noi siamo proprio coloro che stiamo impedendo questo miracolo, che sta impedendo questa moltiplicazione, questa espansione, questa crescita, questo sviluppo, e cerchiamo magari in altro o in altri il problema, mentre il problema è dentro noi stessi. Il problema è nella nostra incapacità di saper organizzare o di saper gestire le cose meravigliose che Lui fa nella nostra vita. Voglio lanciarvi questa riflessione perché credo che sia così importante. A volte noi siamo il primo ostacolo per il miracolo di Dio nella nostra vita. Dio bloccava la pioggia perché non c'era qualcuno che coltivasse, ancora qualcuno che coltivasse il suolo. Dio sta mantenendo la pioggia, il miracolo, il soprannaturale, perché ancora non ha qualcuno di cui fidarsi per poter fare sviluppare tutto quello che Lui sta per mandare. Ed è qualcosa che credo sia importante. A volte credo, come ho pubblicato stamattina una famosa frase di Steve Jobs, che le cose, a volte dobbiamo decidere realmente cosa non fare nella nostra vita. Le cose che non dobbiamo fare, decidere cosa non dobbiamo fare è altrettanto importante di decidere le cose che dobbiamo fare, perché molto spesso la nostra vita è presa da tantissime distrazioni e molto spesso sono cose anche buone, cose che magari non vogliamo lasciare, che non vogliamo smettere di fare, mentre in realtà quelle diventano semplicemente delle zavorre, delle distrazioni che non ci permettono di vivere al massimo quello che Dio ha stabilito per la nostra vita. E riflettiamo su questo. Dio non risponde
alle nostre preghiere, semplicemente, ma Dio risponde sulla base di quello che possiamo gestire, di quello che possiamo amministrare bene. Dio non ti dà qualcosa che tu non potrai gestire. Dio non ti darà mai qualcosa che tu non sarai in grado di amministrare. E quindi possiamo pregare quanto vogliamo. La risposta alle nostre preghiere è direttamente proporzionale a quello che riusciamo a gestire sulla base di quello che riceviamo. Quello che Dio sta ascoltando, che Dio sta vedendo, non è semplicemente la richiesta, le nostre preghiere, quello che gli stiamo domandando, ma la capacità di gestire quello che Lui ci dà. E quindi credo che abbiamo bisogno tanto di riflettere su questo, di organizzare, di mettere ordine nella nostra vita, di eliminare quello che dobbiamo eliminare per poter essere dei buoni amministratori. Una buona giornata.